The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. È vero, Vittorio, come la media di quelle strade. Ah, siamo pronti. Cari amici, buongiorno. Voi vedete che qua abbiamo reso omaggio, forse lo rendiamo un po' in anticipo, ma siamo più che convinti, più che sicuri. Abbiamo messo anche le rose rosse. Abbiamo messo le rose rosse, quindi. Rose rosse per noi. Stavamo dicendo, facendo una considerazione, che da noi è stata fatta più volte, quindi questo ce lo dovete anche riconoscere. Noi tre, che ovviamente di calcio non capiamo niente, secondo alcuni, assolutamente. Vabbè, no, secondo tanti non capiamo niente. Per qualcuno addirittura siamo perbenisti. Alcuni più ciucci di noi. Vabbè, lasciamo perdere questo. Siccome non capiamo niente, avevamo detto e ribadito più volte, non la settimana scorsa, anche le settimane precedenti, che personalmente io, ma poi ho visto anche i miei amici, non credevano molto a questi exploit del Catania o del Trapani, nel senso che avrebbero migliorato considerevolmente la loro media punti. Che il Catania aveva una media di 1,86 e quindi è tale rimasta, quella è la media del Catania. Prova ne sia che ha perso col Trapani in casa, dove aveva fatto un scivolone con lo Stabia. Il Trapani più di quella media che ha fatto non poteva fare, era stato il Lecce che aveva fatto una media inferiore alle sue aspettative, alle sue potenzialità. Non appena il Lecce ha recuperato di riffo di raffa quelle due partite col Regge, con la Regina e col Fondi, ha rimesso la media nuovamente per quella che è la media del Lecce, e prova ne sia che è una squadra che, pur non giocando, ha migliorato il suo potenziale rispetto alle avversarie. Quindi noi siamo a 4 punti e a un piccolo 0 virgola che ci manca per domenica. Vero Vittorio, che dici? Sì, noi sì, che sì. Non capiamo niente, si intende. Lasciamoli perdere. Intanto scusi, chiedo scusa prima di darti la parola, perché è doveroso, così come abbiamo salutato. Salutare e ringraziare i simpaticissimi Antonio ed Emanuela del bar Foscarini, che con il loro sorriso illuminano questa location. Questa location. Questo bar. Che ormai sta prendendo campo. Che sta prendendo? Oltre al fatto che porta fortuna, perché qua ci siamo stati a Natale e ci siamo stati adesso per la promozione. Vai, perfetto. Vittorio. Dunque Mario, sì, la situazione 15 giorni fa era un po' particolare. Rischiavamo qualcosa, noi capivamo che il momento era difficile, però poi sono successe 3-4 cose a Reggio Calabria, a Brindisi con Francavilla, a il Trapani, insomma sono successe alcune cosette che ci hanno permesso di rimetterci in carreggiata e di chiudere il campionato. Cioè gli altri non hanno fatto i fenomeni, no, questo no, è il punto, Vittorio. Gli altri sono comportati come avevano fatto tutti il campionato. Con le due vittorie di seguito di Reggio Calabria e col Fondi, un pizzico di fortuna lo dobbiamo riconoscere, noi che siamo onesti, altri non lo riconoscono, altri parlano di grandissime partite. Noi diciamo benissimo. Allora abbiamo, con quei 6 punti abbiamo rimesso in gioco il campionato. 15 giorni fa non eravamo padroni del nostro destino, in una giornata siamo diventati padroni del nostro destino. Il campionato lo possiamo considerare chiuso, noi tifosi, perché i giocatori no, i giocatori tengono l'impegno di domenica importantissimo, Mario. Perché finale di Champions per loro, sì, deve essere, sì, evidente. Perché loro, ecco, io questo temo, Mario, che loro dicono beh vabbè, ma ci sono 40 punti di differenza, no, 39. È vero, ci no, stanno, sarebbe stato meglio giocare con una squadra di centro classifica e non con una squadra che ha bisogno di punti. Ecco, viene l'avversario più difficile che poteva venire, esatto. Quella che ha bisogno di punti, perché una potrebbe evitare i play-out, esatto, vincendo potrebbe evitare i play-out. Invece molto probabilmente, anzi sicuramente, con la sconfitta di domenica, io nascondo le mani e poi le rimetto dal capo sotto. Saremmo costretti, insomma, a vincere questa partita a tutti i costi. I giocatori devono capire che è l'occasione della vita. Ma per loro tifosi, è l'occasione della vita. Ma soprattutto per loro, indubbiamente. Perché potranno raccontare ai figli, ma ai nipoti, un giocatore che racconta che una della volta promozione, ha vinto il campionato in Serie, esatto, di Serie C, piccolo campionati. Giocatori che finora non hanno vinto quasi niente. Ma migliorano giovani, anche le loro quotazioni dal punto di vista economico. I contratti. È importantissimo per loro raggiungere questo traguardo. Lo è per tutta la città, lo è per i tifosi, per il territorio, per tutto il Salento, questa vittoria, questo ritorno in Serie B.
6 anni abbiamo penato. Non vorrei che molti salissero sul carro del vincitore. No, lasciamoli perdere, anche se salgono non ha nessuna importanza. Io vedo pure che qualcuno dice, ma al campo deve venire quelli che sono venuti sempre, quelli che non sono venuti mai, che stiano a casa. Non è vero, non è vero. Carina. Devono venire, chi vuole deve venire. Domenica chi viene al campo viene per tifare per il Lecce. Non viene come quando giocavamo in Serie A che venivano a giocare per la Juventus, per il Milan. Ma bisogna capire una cosa, non è che si può essere, e poi passo la parola a Mauro, non è che si può essere tifosi con gli occhi foderati di prosciutto, bisogna essere tifosi con un minimo di intelligenza. Cioè, quando, ripeto, io vengo accusato di perbenismo, bene, mi vanto di essere perbenista e di non far parte, per esempio, di quel tipo di tifoseria come quelle della Roma che vanno a Liverpool e combinano combinano. Allora, preferisco essere perbenista. Domenica ci saranno, adesso parla Paolo, ci saranno tifosi che verranno per la prima volta allo stadio di Via del Mare. Ben vengano. Perché domenica questi qua si entusiasmeranno, vedranno questa promozione del Lecce in Serie B, diventeranno veramente tifosi e forse l'anno 21 verranno a ogni partita. Se non sono venuti fino adesso non ha nessuna importanza. Esatto. Se stanno venendo domenica è perché sentono il dovere di cittadini di Lecce di vedere questa squadra. Sentiamo Mauro, che lui ha vissuto promozioni. In 20-24 giorni siamo passati da una situazione pre-drammatica a una situazione pre-trionfalistica. Perfetto. Cioè noi domenica abbiamo la possibilità di festeggiare in maniera totale. Con una settimana d'anticipo. Allora, incredibile. Il fatto che la gente venga allo stadio e deve venire numerosissima, perché quando si festeggia i festeggiamenti sono belli se si fanno in tanti, non se si fanno in hanno pochi. Chiesto anche di ampliare la capienza. Oltretutto poi c'è il problema che i giocatori, vedendo uno stadio magari addobbato nella maniera corretta, cioè con un giallo rosso che dovrebbe essere, diciamo, totale in tutti gli scomparti dello stadio, allora dicevo, più gente c'è e meglio è. Domenica noi, anche perché i ragazzi, ripeto, questa volta non possono deluderci, perché non deluderebbero noi o la città o la provincia, deluderebbero loro stessi esatto. E le loro famiglie. Ragazzi, non dimentichiamo mai che una vittoria di campionato comporta per tutti i giocatori almeno 3 anni di contratto in più. E noi sappiamo adesso che nel gioco del calcio i contratti sono tanti, i giocatori a spasso, tanti giocatori che non riescono a trovare una collocazione adeguata anche al loro talento. Noi abbiamo giocatori bravi e che senza dubbio dopo questa vittoria molti rimarranno qua, ma anche quelli che non rimarranno qua avranno delle collocazioni buone, possibilità enormi, esatto, di sistemarsi e sistemarsi bene. Allora sotto questo profilo penso che non ci deluderanno, non posso, perché se no c'entra dentro e se pigliano a Cecconi. Tu che hai i riferimenti statistici sempre a portata di mano, sai che cosa mi sta sembrando questo pre-partita? Quello che noi abbiamo vissuto, se non sbaglio era una promozione dalla Serie B alla Serie A con il Palermo. Eravamo vicini. Tra tribuna, sì. Con il Palermo. Che ti fecero spostare, tu stavi in un altro settore. 30.000 spettatori, si pensava mai. Abbiamo vissuto tanti. Non ricordo se fu la partita di Vucinic o la partita di Vasari, perché noi abbiamo avuto due grandi... No, Vasari con la Lazio. Allora fu la partita di Vucinic. Vincemmo 3-0. Io non ricordavo bene. Ma ne abbiamo vissute tante di quelle giornate, Mario. Voglio dire, questo tipo di... Adesso è la quinta promozione in Serie B del Lecce, ne ha fatte altre 4, non c'è il tempo per ricordarle, poi magari la settimana entrante, se avremo più tempo, ricorderemo anche quelle 4 precedenti vittorie dalla Serie C alla Serie B, una addirittura del 1929, dove non vincemmo il campionato, però vincemmo una lunga serie di spareggi, ben 9 spareggi sui campi neutri, 2 volte a Napoli, e l'ultima a Bari il 4 agosto in pieno estate. Comunque io non ho fatto molto caso a quanti del Lecce, dei giocatori del Lecce abbiano giocato, cioè il minutaggio di ognuno non mi interessa molto, però bisogna riconoscere una cosa, che l'unico sempre presente è Perucchi. Cioè il portiere ha giocato sempre,
Quindi questa promozione, diciamo, la vive in maniera ancora più sentita degli altri colleghi, perché potrà dire: guardate, io sono stato sempre presente, c'ero sempre. E ha disputato un buon campionato. Purtroppo il dodicesimo non lo può dire. Ci dispiace. A meno che domenica, negli ultimi minuti, magari, e poi lo metterà a Monopoli, via. Diciamo. Ecco, sì, potrebbe fare questo regalino. Per esempio, per quanto riguarda Perucchini, noi possiamo dire in assoluto è un portiere di buona affidabilità. Ha avuto i momenti negativi, pure lui ha avuto. Riconfermerebbe la Serie B tranquillamente. È un portiere che conosce l'ambiente, conosce la società, conosce la maggior parte delle persone. Perucchini, Mario, gli metti davanti quattro difensori buoni. E allora vedi Perucchini che portiere è. Vabbè, questi sono discorsi che faremo noi dopo. Questi sono problemi tecnici che non ci riguardano. Quello che ci riguarda è l'aspetto caratteriale, sia di Perucchini che degli altri giocatori. Se questi ragazzi hanno dentro di loro le qualità caratteriali per far bene come uomini, perché tecnicamente i nostri ragazzi non ci sono discussioni. Noi abbiamo dei ragazzi che tutti quanti, secondo me, possono tranquillamente fare la B. Non c'è neanche. Il problema, ripeto, sono le qualità caratteriali. Se l'allenatore, non so se rimarrà o chi verrà, se il direttore tecnico, non so se rimarrà oppure verrà uno nuovo, diciamo, se la società è in grado di confermare quelli che saranno confermati, dovranno per forza essere giocatori con qualità caratteriali elevate. Che la Serie B è difficilissima. Una piccola rivoluzione si deve fare. Non ne parliamo oggi, no, perché assolutamente non è. Però la settimana prossima, fra 15 giorni, ne parleremo. Non esiste. Noi fare una piccola rivoluzione nella squadra. Cerchiamo di vincere e diamo ai nostri ragazzi tutte quelle, diciamo, gioie che il trionfo che avranno merita per loro. Perché detto questo, quando si vince è un momento così esaltante. Io lo so perché ne ho vinti diversi di campionati. E so cosa significa arrivare a toccare il cielo con un dito. Questa è la verità. Considerazione sul fatto del pubblico, no? Tu dici 20.000 spettatori che ci saranno, ma forse di più pure, perché anche hanno chiesto aprire. Sì, come è successo col Catania, che col Catania ci portarono a 23.000 e oggi molto probabilmente ci riporteranno di nuovo a 23.000, perché sembra che siano esauriti i biglietti. Quindi grande partita, però i nostri giocatori sono quasi abituati, no? I 10.000, 11.000, 12.000, 17.000 altri. Per la Paganese che gioca davanti a 700 spettatori, a 1.000 spettatori, e vedere 20.000 spettatori, per loro sarà un motivo di orgoglio. E quindi butteranno l'anima, questo è vero. Il Lecce dovrà fare una grande partita, Mario. Non sarà un avversario, non guardiamo la classifica, io tengo un amico, ma è novantenne quasi, che guarda la classifica. No, noi teniamo 10 punti in più di quella squadra e quindi siamo più forti. Ragiona in questo modo. Adesso con la teniamo oltre 40. 39. Siamo là. Ma lasciamo perdere. È l'avversario più pericoloso che poteva capitare. Se fosse capitato, come ho detto prima, uno di centro classifica, sarebbe stato meglio. Sarebbe stato guarda meglio. Antonio come si presenta. Per onorare il Lecce, guarda come si presenta. Si presenta addirittura col tramezzino, il prosciutto va sul rosso, no? E poi c'è la crema che va sul giallo, quindi siamo sul giallo rosso. Le palme giallo rosse, le palme giallo rosse. E vabbè, comunque ormai siamo in clima, Mario. L'unico che rimane è il caffè mio, che è nero. Vabbè, ma quello. Caffè nero bollente. Io sono per il caffè, soprattutto esagerato, Antonio. Francesco e qua Antonio praticamente vuole festeggiare, sta festeggiando in anticipo pure lui, però insomma, ormai brilla dalla sua faccia, si vede proprio il piacere, il gusto della promozione, già lo sta vivendo di Antonio. Lui già assapora questo successo. Lui lo sa che Vittorio, dici non possono fallire. Una cosa veloce della Paganese, ma così proprio, molto veloce. La Paganese, Mario, è una squadra che sta lottando, l'abbiamo già detto, per evitare il playoff, perché molto probabilmente dovrà fare il playoff con i fondi, quindi cerca dei punti a Lecce. Aspetta, sta per arrivo giallo rosso. Mi sono permesso anche di preparare un aperitivo. È il massimo. Giallo rosso, proprio, è il massimo.
Sì. Il Lecce dovrebbe gradire queste cose qua. Perfetto. Quindi grazie, la Paganese, Antonio, Mario, grazie. È una squadra che pur essendo nata a metà degli anni 20 del secolo scorso, ha militato sempre nei campionati inferiori. Sì. Sono state rare le puntate fatte in Serie C, ne ha fatte 16, compreso quella di quest'anno, ma negli ultimi 30 anni, quando il Lecce giocava in Serie A e in Serie B, quindi il Lecce e la Paganese non si sono mai incrociati. Palmarès è diverso. Esatto, si sono incontrati soltanto 4 anni fa. Negli ultimi 4 campionati, quindi solo 4 partite, 2 nel 2014, giocammo a febbraio a settembre, e 2 nel 2016, in aprile e a dicembre. Queste 4 partite le abbiamo vinte tutte e 4, ma le abbiamo vinte tutte e 4, la prima per 2-0, la seconda e la terza per 1-0 e l'ultima nel dicembre del 2016 per 3-1. Quindi abbiamo 4 partite, 4 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 7 gol fatti e 1 solo subito da Reginaldo. Dei 7 gol fatti bisogna dire che 2 soltanto le hanno segnati gli attaccanti. E ancora fa la B Reginaldo, sì, ancora è un buon giocatore. A 35 anni mantiene. Quindi dei 7 gol segnati, 2 soltanto li hanno segnati gli attaccanti, uno Fabrizio Miccoli e uno Salvatore Caturano. E gli altri li hanno segnati centrocampisti e difensori. Quindi il bilancio è nettamente positivo, ma lo ripetiamo ancora una volta, non ha nessuna importanza con la partita di lunedì, questi sono numeri, curiosità che riguardano il passato. Vedremo un po', la partita la dobbiamo vincere a tutti i costi, non saremo noi tifosi a vincerla, noi soltanto con il tifo, con l'entusiasmo. Ci saranno solo allenatori, sono i, esatto, bravo, sono i calciatori che debbono avere l'orgoglio di vincere una partita. Non esiste altro risultato. Mauro, però c'è una cosa, paradossalmente noi potremmo vincere il campionato anche perdendo. Non esiste altro risultato. Sì. Non ci si ponga il problema di altre cose. Se otteniamo lo stesso risultato, esatto, pareggio, vittoria, sconfitta, noi veniamo promossi in Serie B. Sì, perché qui anche, diciamo, è una situazione talmente... Anche se noi perdiamo, Catania perde e il Trapani pareggia... Siamo noi che andiamo in Serie B. Siamo noi. Quindi perché abbiamo il 99, qualche cosa per cento di vincere il campionato. Perché erroneamente il giornale mette il Catania al secondo posto, il secondo posto è del Trapani. Noi dobbiamo fare la classifica Ulsa del Trapani. Perché con la classifica Ulsa fra loro due e il Trapani. Soltanto l'ultima giornata. Sì, è vero. Quando però sono complete tutte le partite. Niente, ormai siamo in clima di festa. Io l'ho vista la partita Catania-Trapani, ha vinto bene il Trapani, ha vinto intelligenza del Catania. No, ma il Catania, Mario, ecco, io devo dire onestamente, non meritava di vincere il campionato il Catania. Vabbè, ma il Catania ha sfruttato l'effetto Lo Monaco. Sì, vabbè, però l'ho visto in 15 giorni 2 volte. Che addirittura pure in Serie A si è preso da un tale Mourinho, che tutto sommato pallone insomma ne capisce. Ha detto: io di Monaco conosco, Monaco di Baviera. Il Monaco del Tibet. Il Monaco quindi, il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco, perché anche noi l'abbiamo ignorato. Esatto, che ci siamo, ha cercato di disturbarci al massimo, non c'è riuscito. Ha cercato di disturbarci e non c'è riuscito. Che dobbiamo fare? Loro si sono suicidati. E vorrei a questo punto anche mandare un saluto al mio critico, che considero comunque un amico, un tifoso, è sempre un mio amico, anche se mi critica, mi accusa di perbenismo, perché ha detto che io, tutto sommato, il mio perbenismo avrebbe aiutato i due della mafia, che erano Trapani e Catania, quando invece abbiamo visto che il risultato mafioso è stato che il Trapani ci ha favorito a oltranza, battendo il Catania e togliendocelo dai piedi. È chiaro. E allora, forza Lecce, dai. Nel quale non credevano nemmeno i trapanesi. Neanche perché come ho detto la settimana scorsa, l'amico di Trapani mi disse: noi perdiamo 3-0 a Catania. E invece hanno fatto una bella partita, hanno vinto meritatamente. Ma noi sai perché ci credevamo, Mauro, insieme a Vittorio, a tutti? Perché non capiamo niente di calcio. Non abbiamo mai visto una partita di calcio. Siamo dei dilettanti allo sbaraglio e soprattutto siamo persone per bene. L'ho detto 10 minuti fa, 24 giorni fa, la ruota della fortuna sembrava averci abbandonato. Ma poi improvvisamente l'ultima settimana fa parte del calcio, tutto è appunto. Dobbiamo, e siccome dobbiamo... tutto è cambiato, non poteva ricambiare un'altra volta. Esatto. Noi salutiamo. Prima di tutto gli auguri al nostro mister. È chiaro, fa 42 anni. Compie 42 anni. Benissimo, 42 anni. E quindi doppie feste domenica prossima, doppia festa.
diciamo che mi può venire figlio abbondantemente. Sì. Eh? Beh sì, perché i miei figli ne hanno 52 di anni, quindi a maggior ragione mi può venire lui con 42. Comunque auguriamo a lui di festeggiare il 42esimo compleanno, e questo è uno dei motivi per i quali i calciatori dovrebbero anche fare in modo di festeggiare non solo la promozione, ma anche il compleanno del nostro, dell'allenatore. Bello, questo è quasi a livello nazionale, si vede che è un generale lui. Quindi chiudiamo allora con un inno nazionale, chiudiamo con un inno nazionale che è nel mio telefonino, c'è l'inno nazionale per chi... E con il solito Forza Lecce. Forza Lecce, Forza Lecce. Forza Lecce. E questa volta sarà un Forza Lecce che sicuramente avrà un riscontro, perché noi giovedì prossimo ci auguriamo di essere di nuovo in trasmissione e poter già festeggiare. Arrivederci e Forza Lecce. Buongiorno e tutti allo stadio.